Buon pomeriggio e benvenuti al nuovo TG di LT4 Blog. Per Togruaro, potenziare gli organici di polizia e aumentare il contrasto allo spaccio di stupefacenti. Queste tra le azioni emerse dall'incontro del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Nella giornata del 25 ottobre 2023, presso la sede del Comune di Portogruaro, si è svolto il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Michele Di Bari. Alla riunione hanno partecipato i sindaci e gli amministratori in mandamento, che hanno favorevolmente colto l'occasione per rappresentare le specifiche esigenze provenienti dal territorio. Il prefetto ha sottolineato la necessità di proseguire sul fronte della prevenzione, mantenendo alta la vigilanza sul territorio mediante servizi mirati delle forze dell'ordine, con il concorso delle polizie locali. L'importanza assunta dal tema della percezione della sicurezza da parte delle comunità richiede uno sforzo sempre maggiore per incrementare la visibilità e la deterrenza dei dispositivi di polizia messi in campo a tutela della sicurezza dei cittadini e anche a salvaguardia del tessuto economico e sociale, specialmente con riferimento al settore turistico. Tra i diversi temi affrontati, il potenziamento degli organici, l'incremento dei rinforzi durante la stagione estiva per le località turistiche. Un focus particolare è stato dedicato al fenomeno dello spaccio, del consumo di stupefacenti e alle azioni di prevenzione e di contrasto. A riguardo, il Comitato ha deciso di implementare un piano di controlli straordinari. Nel corso dell'incontro, alla presenza dei relativi sindaci, sono stati esaminati e approvati i progetti Scuole Sicure 2023-2024, finanziati dal Ministero dell'Interno, presentati dai comuni di Campolongo Maggiore, Concorra Sagittaria e Musile di Piave. Meulo. L'AS4 mette all'asta terreni per oltre 16 ettari. I terreni sono collocati nel territorio di Meulo, in zona Marteggio, tra via Terranuova e via della Chiesa. Si tratta di campi agricoli per un'estensione di oltre 16 ettari, complessivi con un valore stimato di mercato di oltre 920.000 euro. Per caratteristiche agronomiche si prestano per coltivazioni seminative, ma anche per vigneto. L'asta pubblica è fissata per il 21 novembre. I terreni fanno parte di donazioni ricevute nel 2003. L'estensione era più ampia, ma nel tempo alcuni campi sono stati espropriati per lavori autostradali, altri nel 2015 sono stati ceduti. Mentre i demaniti, tra cui quelli di cui ora l'azienda sanitaria intende privarsi, dal 2016 erano stati temporaneamente affittati, adesso tutti andranno all'asta, a parte una porzione minima comprendente altri terreni agricoli e un fabbricato rurale. L'intenzione dell'AS4 è di procedere alla vendita anche per lotti. I proventi derivati dalla cessione saranno utilizzati per la ristrutturazione e interventi di adeguamento normativo nelle strutture aziendali, territoriali e ospedaliere di San Donà. Per concludere, le informazioni sportive. Domenica 22 ottobre, presso lo stadio comunale Mecchia di Portogruaro, si è giocata la partita Portogruaro Calcio vs Union Cludense Chioggia. Arbitro di partita, signor Giuseppe Morello della sezione di Tivoli. Allenatori, il signor De Mozzi Massimiliano del Portogruaro e il signor De Rucci Antonio del Chioggia. L'arbitro ha dato il fischio d'inizio alle ore 15. I giocatori partono subito con un bel gioco, soprattutto i rosso granata effettuano un gioco costruttivo con un buon possesso palla, che li porta in rete già al 22° minuto di gioco del primo tempo, su abitazione del numero 10, l'attaccante Nicoloso Luca. L'eccitazione di tantissimi tifosi che hanno riempito lo stadio è al massimo. Poi però, al 30° minuto del primo tempo, segna il gol del pareggio numero 11, l'ala destra del Chioggia, Sisnani Imet. Il primo tempo si conclude 1-1. Il secondo tempo inizia con le due squadre che continuano a fare un bel gioco, ma al 38° minuto il gol del vantaggio viene segnato su rigore dal numero 16 del Chioggia, l'attaccante Mauri Mattia. La partita si conclude 1-2 a vantaggio del Chioggia. Grazie a tutti e alla prossima!